abbiamo sperimentato, ballato, scritto poesie, abbiamo disegnato, fotografato, lavorato di soli, barriere, luci. È stato diverso dalla solita routine quotidiana. Perché abbiamo scoperto tante cose e le abbiamo dimostrate. E abbiamo conosciuto altre persone. E rispetto al nostro solito gruppo. Alla fine di questo percorso siamo cresciuti e migliorati. Nello stare insieme, nell'esprimerci meglio. È stato utile per mostrare il nostro lavoro agli altri! Altri. Abbiamo portato una grafica che è stata animata e delle foto che sono state scattate durante la TPM. Ragazzi, questa tavola grafica facevamo i disegni, si vedono direttamente sul computer. E abbiamo messo tutti insieme questi disegni e abbiamo fatto la coreografia praticamente come un cartone. Cosa ci possiamo immaginare che possa essere? Che ma possa diventare? Pensavo tipo un robot. Allora, tu hai visto adesso, hai visto questa grafica, se noi la rivediamo. E su questa idea di grafica devi un po' improvvisare questo schema di grafica che i ragazzi hanno fatto. E poi io da là prendiamo qualche gestualità o chiediamo a loro quale gestualità rimasta. Fate che immagino che sia stato anche abbastanza complicato costruirlo comunque, perché non è facile disegnare sempre, movimenti diversi. E poi comunque se ci pensiamo negli box ci sono cose che appunto sono simili. Facendo vedere.
insieme quando improvvisavo. Chiamerò loro, si sostituiranno a te guardando le tue gestualità, quello che tu vuoi, come hai fatto alla performance, i tuoi movimenti, i tuoi erano molto, molto belli. Chiedete l'imitazione. Immagini scelte, qual è quella che è più adatta a questo momento qua. Anche le ombre hanno un colore, i confini hanno un colore, che siano grandi o piccole, che si trovino dentro, fuori, lontano o vicino, che siano confini, ombre o luci, hanno tutte qualcosa in comune. La luce rimbalza sui confini, creando altre forme che ne spezzano di differenti. Le unioni di luce formano luoghi, le unioni di ombre formano un confine. Ma non esistono unioni di confine.